stiamo cercando di fare un po' il punto dell'attività amministrativa, delle attività amministrative del comune di Palagiano, andando così ad analizzare queste attività settore per settore, assessorato per assessorato. Siamo con il dottor Mimmo Catucci, che è assessore al bilancio, alle attività produttive, all'agricoltura e al personale del comune di Palagiano. E allora, assessore, relativamente a queste deleghe assessorili, facciamo un po' sinteticamente il bilancio dell'attività di questo 2021. Sicuramente è un bilancio positivo. Noi ogni volta che incominciamo, perché il bilancio è una procedura, si parte sempre dagli ultimi 3-4 mesi dell'anno precedente per redigere, per organizzare, per fare in modo che le cose si sistemino in un certo modo relativamente al bilancio dell'anno successivo. Noi già siamo partiti un paio di mesi fa per la redazione del bilancio del 2022 e spero che sia un bilancio in cui si trovino le risorse necessarie e indispensabili da investire sul patrimonio, così come è successo per il bilancio del 2021. Noi ci vediamo praticamente ogni mese per fare un po' il resoconto, il punto della situazione relativamente a quelle che sono le attività amministrative, e come vedete dal 2017 ad oggi tante cose sono cambiate perché tante risorse sono state investite sul patrimonio comunale. Adesso, penso nei primi mesi del 2022, andremo a cantierizzare dei cantieri importanti relativamente al rifacimento di alcune strade rurali e alcune strade della cinta urbana. Quindi tante cose si stanno facendo, tante cose si sono fatte e spero che si continui sulla falsa riga di ciò che è stato fatto nei 4 anni precedenti. Agricoltura, ma anche attività produttive. Ecco, quali sono state le direttrici di questo 2021 in quest'ambito? Sì, cercare innanzitutto di abbassare le tasse, quindi ridurre i tributi per quelle che sono le attività produttive. Naturalmente, quando vengono stanziate delle risorse dal governo centrale, prontamente facciamo in modo che vengano ridotti i tributi che devono pagare le attività produttive, perché le attività produttive sono lo scheletro, l'ossatura importante, principale. Questa microeconomia proprio. C'è questa microeconomia che purtroppo a causa del Covid è stata molto danneggiata, che ha visto delle riduzioni importanti di reddito. Noi dobbiamo fare in modo di dare gli strumenti alle partite IVA, alle attività produttive del nostro territorio per rinascere e per realizzare un reddito dignitoso. Ecco, un pensiero al personale. Ovviamente la macchina amministrativa non può prescindere dal personale. Sì, perché il personale è quello che traduce in atti quelle che sono le nostre direttive politiche. Stanno per partire un paio di concorsi importanti come figura C1 amministrativo contabile e C1 amministrativo generico. Tanti concorsi sono stati banditi gli anni precedenti da vigile a tempo determinato, vigile a tempo indeterminato, altri amministrativi contabili e D1 come istruttore direttivo. Quindi la cosa che possiamo fare e che dobbiamo fare è trovare le risorse in bilancio da investire sul personale, perché la macchina amministrativa funziona se c'è personale che rende esecutive le direttive dell'amministrazione.